trasmissione sulla Web TV sempre del Senato. Ricordo, come da prassi, che lo svolgimento consiste in un'illustrazione da parte dell'audito, il professor Paolo Savona qua presente, in rappresentanza della Consob, e una replica agli eventuali quesiti e osservazioni posti dai senatori. Grazie, do quindi la parola al professor Savona. Prego. Grazie Presidente, grazie signor Commissari e senatori. Nel mio discorso alla Camera, al mercato del 9 giugno, mi sono già espresso chiaramente a favore del provvedimento che è stato preso, che è ispirato da due esigenze, una delle quali certo non suscita il mio entusiasmo, però è necessario venisse affrontato come è stato affrontato. Parlo della competizione normativa da parte del resto del mondo. Il caso del multiplo dei voti è uno dei casi tipici che incideva sulla decisione di delisting di molte imprese italiane. Il secondo punto è la complicazione talvolta della normativa interna per accedere alla borsa o effettuare cambiamenti. Su questi in Consob noi ci viviamo forse quotidianamente. Quindi tutto ciò che è semplificazione, compresa nel DDL di cui stiamo discutendo, è un miglioramento generale all'attività di funzionamento della nostra istituzione. Noi abbiamo collaborato attivamente e il segretario generale, la dottoressa Scopelliti, è qui presente e vi esperrà alcuni concetti, perché io mi soffermerò su due cose, su due aspetti che riteniamo importanti, sui quali avevamo stabilito un discorso aperto con i presentatori di questa iniziativa, ma questa norma, in particolare la 17 e a mio avviso la 19, anche se è corretto che io vi dica che non c'è un'unanimità di interpretazione all'interno della Consob su questo secondo aspetto, ma iniziamo dal 17, dove invece questa unanimità di consensi si manifesta apertamente. Quello che noi chiediamo dell'articolo 17 è che alla fine del comma 6 bis dell'articolo 17. Chiediamo che si aggiunga questa dizione, e noi l'abbiamo già presentata ufficialmente alla Commissione: alle azioni previste dal presente comma non si applica la disposizione dell'articolo 1310, primo comma, del Codice Civile. Non pretendo, perché anch'io ho fatto una fatica notevole per cogliere il significato di questa variante, ve la faccio in parole povere, perché vuole distinguere nettamente la responsabilità tra le eventuali colpe della Consob e le colpe invece delle persone che hanno generato l'affetto. Quindi è la necessità. Oggi la versione è: se qualcuno inizia un'azione, immediatamente trascina la Consob. E devo dire che questo porterebbe un contenzioso, un sovrapporsi di contenziosi, oltre ai molti che noi abbiamo. Ogni volta che noi sanzioniamo qualcuno c'è immediatamente il ricorso. Io mi stupisco perché recentemente siamo arrivati, credo in Corte di Cassazione, correggimi Maria Antonietta, per sanzioni da 40.000 euro. La gente segue tutto l'itinerario, ma non riusciamo, come mai ciò avvenga, avviene. Quindi immaginate se apriamo questo scenario ulteriormente. Più importante invece l'aggiunta che noi proponiamo per il 6 ter. La prima parte, ve la rileggo tutto, cerco di semplificare e di non caricarvi di concetti. L'attuale versione dice: fermo restando quando risposta al 6 bis che ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato dalle autorità in cui
al medesimo comma può agire contro di esse per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti, così dice attualmente. A questo punto corre l'esigenza di intanto parlare in generale di norme di diritto, perché ci sono dentro anche le direttive europee. Quindi in questo modo noi portiamo dentro il fatto che Consob e tutti gli altri sono tenuti a rispettare le norme europee. E noi chiediamo appunto, insieme alla correzione di norme di diritto, di competenza dell'autorità stessa. Cioè questo fatto di poter essere accusato di omissioni di vigilanza solo nelle materie che riguardano la nostra vigilanza, che non è totale, che è un punto molto più ampio sulle quali io sto insistendo con tutti i governi di cui ho fatto parte o addirittura ho avuto come interlocutori, ma è un problema che, come dicevo poc'anzi al Presidente della Commissione, va affrontato. Quello è il fatto della spezzettatura della vigilanza. Qua bisogna avere un disegno di unificazione dell'azione che noi assolviamo attraverso i rapporti interpersonali e continui scambi di corrispondenza, perché è questo che probabilmente maggiormente si appesantisce. E poi aggiungiamo, allora, intanto noi possiamo essere accusati per roba di nostra competenza, questo che chiediamo nella specificazione. Salva l'azione di rivalsa, le autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Cioè, praticamente, precisare che è chiaro che se nasce dolo, se nascono cause gravi, il singolo va perseguitato, però è necessario, affinché non ci sia, è un dibattito che nella pubblica opinione è presente, non vi sia una responsabilità diretta per ogni genere di intoppo che si incontra nella propria attività. E questa è la correzione che noi chiediamo per l'articolo 17. Per quanto riguarda l'altro, di cui vi ho detto, l'articolo 19, le preoccupazioni che io condivido, rifacendomi a quello che ho già detto, è che nell'articolo 19 praticamente si prevede, noi accogliamo con favore la misura nel disegno di legge volte al contrasto dell'attività pubblicitaria, che tra l'altro stiamo studiando anche a livello europeo, ma ho la sensazione che dobbiamo procedere come sta facendo il Parlamento italiano a livello interno, perché non credo che per la presenza di lobby abbastanza forti in Europa nel breve periodo ci venga una risposta. Queste sono le valutazioni, possiamo sbagliare, ben venga anche una unità di indirizzi. Quello che io ritengo sia necessario è l'aggiunta di purché limitata al perimetro di vigilanza di competenza, la stessa cosa che ho chiesto per l'articolo 17, perché oggi l'addizione è troppo ampia da questo punto di vista. Devo avvertire del motivo del dissenso che finora noi non avevamo, sono io che sono un po' testardo quando a un certo punto non mi va l'addizione e voglio eliminare gli equivoci ad insistere su questo punto. Ve la segnalo, quindi ovviamente sappiate per correttezza che a un certo punto anche la soluzione attuale può essere gestita in un qualche modo. Il problema della gestione è un problema, anche questo è un punto che dobbiamo, che io presento alle autorità e dobbiamo risolvere. Se ogni autorità, oggi ce ne sono 7, l'IVAS già utilizza la Banca d'Italia, il Centro Elettronico della Banca, se ogni unità deve dotarsi di strumenti tecnologici per seguire tutta la pubblicità online, dovremmo avere dei computer simili a quelli della Leonardo o dell'ENI o quelli che è stato creato in corso Cenecca di Bologna. Che sono, quindi se ogni istituzione per seguire questa norma deve dotarsi di centri elettronici così sviluppati, io credo che ci sia uno spreco di energia, mentre potremmo averne uno solo, un'unica istituzione che dà il servizio a tutte le altre anche per questo. Se c'è un'istituzione del genere, allora l'attuale definizione dell'articolo 19 può procedere.
se noi nel breve periodo non vediamo questa soluzione, siccome spero che questo disegno di legge venga tramutato in legge rapidamente perché è ciò di cui noi necessitiamo, allora la correzione sarebbe indispensabile. Quindi vi ho posto sia problemi generali che problemi specifici. Do, se mi consente, Presidente, la parola al Segretario Generale, che peraltro è quello che ha negoziato, che sa più di me. Io mi devo spiegare le cose da lei, non viceversa. Ho la capacità di capire, ma non di entrare nel significato, come vi ho detto, dell'articolo 1310 del Codice Civile. Ho bisogno di persone preparate. Siccome la dottoressa Scopelliti ha percorso l'intera carriera bene, perché è arrivata, l'ho nominata io, segretario generale dell'istituzione, evidentemente lei è in grado di darvi chiarimenti più precisi sugli altri aspetti che non sono così urgenti del disegno di legge in discussione. Appunto, diciamo, a parte le sottolineature veramente rilevanti, no, sull'articolo 17 per la responsabilità, una cosa importante da dire, appunto, e che il Presidente ha già accennato, che quindi noi siamo d'accordo, diciamo, nell'esercizio del DL e abbiamo collaborato, e che proprio per questo motivo siamo partiti anche, diciamo, prima che il disegno di legge fosse approvato, per tutto quello che spettava a noi. E quindi, ad esempio, abbiamo già varato delle modifiche regolamentari nel 2022 per rendere più celere l'approvazione dei prospetti e consentire l'utilizzo della lingua inglese, facoltà che è già stata esercitata effettivamente per alcuni prospetti alla fine del 2022 e nel 2023. È stata eliminata la fase di verifica preliminare, il famoso pre-filing della completezza dell'istanza, ed è stata confermata la possibilità che per gli emittenti e gli offerenti di sottoporre preliminarmente alla Consob questioni di particolare rilevanza per favorire la celerità istruttoria, ma senza dei termini che si allungano. A fine marzo abbiamo anche completato il riordino di tutti gli atti di soft law per agevolare gli operatori e per eliminare tutti i possibili profili di gold plating, altro obiettivo importante che il DL Capitali si era prefisso. Per quello che potevamo fare, diciamo, in assenza anche di norma primaria, abbiamo già agito. Sono state aggiornate e raccolte in un unico documento, disponibile anche in lingua inglese, tutte le comunicazioni emanate negli anni. Per quanto riguarda il disegno di legge, quindi si accolgono inoltre con favore le modifiche che consentono la dematerializzazione delle quote delle piccole e medie imprese SRL, quelle previste all'articolo 3, e che favoriranno lo sviluppo del crowdfunding in Italia, di cui da poco è stato implementato il regolamento europeo in Italia e stanno iniziando ad arrivare le prime istruttorie. Anche la riforma alla disciplina applicabile alle società emittenti strumenti finanziari diffusi, quella dell'articolo 4, è da tempo auspicata dalla Consob. La disposizione elimina gli emittenti diffusi dal perimetro di vigilanza della Consob, mantenendo ferma l'applicazione delle disposizioni per il Codice Civile. L'intervento elimina quindi uno scalino normativo del tutto italiano, fondato sull'estensione di regole speciali previste per le società quotate a delle società che quotate non sono. Viene meno quindi una categoria ibrida che non trova riscontro nel quadro normativo europeo, nel quale sono regolamentate solamente le società che hanno strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato o negoziati nelle sedi di negoziazione come l'Euronext Growth Market o l'Ex IM. Quindi MTF. In termini di impatti, in base alle comunicazioni trasmesse alla Consob, la norma riguarda 58 società, sono attualmente 58 le emittenti diffuse, delle quali oltre le metà sono già assoggettate a un regime di vigilanza perché sono banche, oppure invece imprese di investimento. Vi sono poi tutta un'altra serie di interventi che la Consob ha condiviso durante i lavori con il MEF, che riguardano la disciplina delle società quotate e che riducono gli oneri connessi alla quotazione, eliminando alcune disposizioni nazionali che sono più restrittive rispetto a quanto previsto dalla disciplina europea. Tra queste
Ricordiamo, l'innalzamento da 500 milioni a 1 miliardo della soglia di capitalizzazione rilevante ai fini della qualifica di piccola e media impresa, all'articolo 2, che consentirà alle società quotate di beneficiare di una maggiore flessibilità offerta dalle disposizioni del TUF in materia di OPA e assetti proprietari. La semplificazione delle procedure di ammissione a quotazione e l'abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate con gli azionisti di controllo, all'articolo 11. Un'altra rilevante modifica contenuta nel disegno di legge è quella che consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee in luogo di ogni singola assemblea, all'articolo 16. Tale disposizione dovrebbe favorire l'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari dei clienti gestiti da un intermediario, favorendo una più ampia partecipazione all'assemblea. Sempre in materia di assemblea, una particolare attenzione merita la disposizione che prevede che le assemblee di società quotate, se previsto dallo statuto, si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla stessa società. Articolo 12. Tale disposizione incide sui diritti degli azionisti e della partecipazione assembleare ed era stata prevista nel momento della pandemia ai fini della gestione delle assemblee per il Covid. Non appare perfettamente in linea con i principi ispiratori della shareholder rights, il regolamento europeo. La direttiva infatti contiene disposizioni volte ad agevolare, ampliandole, le possibilità di partecipazione ed esercizio di voto da parte del socio, prevedendo la delega di voto come una facoltà rimessa alla scelta del singolo ed escludendo la possibilità di porre limiti nella scelta del delegato. Peraltro non ci sono situazioni simili nel resto dei paesi europei. Per quanto riguarda la reintroduzione fino al 30 aprile 2025 delle misure emergenziali che agevano le operazioni di aumento di capitale in termini di quorum, deliberativi e facoltà di conferimenti in natura con esclusione del diritto di opzione, la Consob già nel 2021 ha richiamato l'attenzione degli emittenti quotati sulla necessità in ogni caso di fornire al mercato una maggiore informativa. Quindi questa, diciamo, situazione può continuare a essere tutelata in questo modo. Merita infine una considerazione la previsione che incrementa da 3 a 10 il numero dei diritti di voto che può essere assegnato per statuto a ciascuna azione a voto plurimo, l'articolo 13 di cui parlava prima il Presidente. Va rilevato che come i sistemi che prevedono un diritto di voto multiplo sono ormai ampiamente diffusi in tutti gli Stati membri. Va in questo senso anche la proposta di direttiva attualmente in corso di negoziato, che è arrivata a Coreper, del cosiddetto pacchetto Listing Act, volta a consentire l'adozione di tali sistemi da parte delle società che intendono accedere ai mercati di crescita delle PMI. Il voto multiplo, infatti, potrebbe incentivare il ricorso al mercato da parte delle società con ridotte dimensioni. La proposta europea prevede anche che alla possibilità di emettere azioni a voto plurimo siano associate anche misure di tutela delle minoranze, ad esempio la previsione di un tetto massimo al moltiplicatore definito rispetto al capitale sociale, oppure limiti di trasferimento o clausole di decadenza. In Italia già dal 2014, a seguito della riforma del Codice Civile, è consentito alle società non quotate l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, che possono permanere anche dopo l'ammissione a quotazione. La Consob condivide quindi l'opportunità di una riforma della disciplina vigente in materia, procedendo anche verso una maggiore convergenza a livello europeo, pur ribadendo l'importanza di alcuni presidi a tutela delle minoranze. Emerge l'esigenza di adattare la normativa in materia di OPA obbligatoria, con particolare riferimento alla determinazione del prezzo dell'OPA, in caso di emissione di azioni a voto plurimo, per esempio, ciò al fine di assicurare adeguate tutele a favore di soci di minoranza nel caso in cui il pacchetto di controllo costituito da azioni a voto plurimo venga ceduto a un prezzo che incorpora un premio di maggioranza. In questo caso, sulla base del quadro normativo vigente, potrebbe verificarsi un effetto distorsivo, per cui gli azionisti detenzioni di azioni a voto singolo riceverebbero un corrispettivo di OPA corrispondente a quello dell'OPA obbligatorio, cioè pari al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi, senza beneficiare del prezzo che tiene conto del premio di maggioranza. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di intervenire a livello normativo al fine di tutelare gli azionisti di minoranza sotto tale profilo. Queste sono alcune problematiche che, diciamo così, che si possono porre e che non sono ancora risolte nell'articolato del DL.
In ultimo si esprime un apprezzamento per l'inserimento all'articolo 20 del disegno di legge di disposizione di modifica del TUF che consentono ai soggetti vigilati di assumere impegni per superare ipotesi di violazioni riscontrate dall'autorità di vigilanza analogamente a quanto previsto nel settore della tutela della concorrenza. Tali disposizioni consentiranno alla Consob, valutata la gravità delle violazioni ipotizzate, di chiudere il procedimento sanzionatorio se il soggetto interessato si impegna ad adottare comportamenti positivi e verificabili, idonei a rimuovere le conseguenze delle illecite e a ristorare gli eventuali danni cagionati. L'introduzione di questo istituto contribuirà quindi a instaurare un dialogo costruttivo tra l'autore del potenziale illecito e l'autorità, con un effetto importante deflattivo del contenzioso e al contempo incentivando l'adozione di misure che prevengono o eliminano conseguenze negative per il futuro. Si tratta di un passo in avanti verso l'allineamento dell'ordinamento nazionale a quanto previsto in altri paesi europei. Con obiettivi analoghi, potrebbero essere inserite nel disegno di legge ulteriori disposizioni in materia di transazione, cosiddetto settlement, dei procedimenti sanzionatori di competenza della Consob. Si tratta di un istituto diffuso nei principali ordinamenti europei e previsto a livello nazionale per la CGM, per l'antitrust, che consente una definizione rapida ed efficace dei procedimenti sanzionatori senza pregiudicare la deterrenza del sistema di enforcement. Il meccanismo premiale per la parte che aderisce alla transazione in genere è rappresentato da una riduzione della sanzione pecuniaria applicabile e comporta la rinuncia dell'impugnativa all'accordo. L'intervento normativo potrebbe stabilire i principi generali per ricorrere a questo istituto del settlement e eventualmente una potestà regolamentare alla Consob per la definizione delle modalità operative. In particolare potrebbero essere normati i tempi di svolgimento della procedura transattiva, nonché l'entità della riduzione che potrebbe essere applicata, che comunque non potrebbe superare il 30% della sanzione originale. Poi vi sono importanti disposizioni che riguardano nel DL il potenziamento dell'educazione finanziaria all'articolo 21. Tali disposizioni prevedono modifiche alla legge 92 volta a inserire l'educazione finanziaria con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento nell'ambito dell'educazione civica. Si vuole così contribuire alla divulgazione già a livello scolastico delle competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie. I nostri studi che annualmente facciamo sulle scelte di investimento delle famiglie ci dicono che ancora il livello di educazione finanziaria è piuttosto basso in Italia e quindi partire dal livello scolastico sicuramente dà la possibilità di modificare di molto il contesto, culturale finanziario italiano. Se approvato l'articolo 21, porterà alla sottoscrizione di accordi tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Banca d'Italia e la Consob per promuovere la cultura e l'educazione finanziaria. Nell'ambito di tali accordi potremmo portare l'esperienza maturata dei progetti che abbiamo già utilizzato, però in maniera volontaria e non così sistematica negli anni passati. I docenti potranno essere accompagnati in uno specifico percorso informativo che li aiuti nello sviluppo del programma didattico. Concludendo, la valutazione della Consob sul disegno di legge è positiva. Vi sono tuttavia alcune disposizioni che si auspica possano essere utilmente perfezionate nel corso dell'iter parlamentare e la Consob è naturalmente a disposizione del Parlamento a questo fine. Grazie. Bene, grazie a lei dottoressa. Direi una esposizione molto chiara. I documenti che avete presentato sono puntuali e quindi daranno modo ai senatori di approfondire le questioni. Ci sono domande, dubbi al riguardo? Prego, senatore Turco. Sì, grazie Presidente. Io innanzitutto ringrazio il Presidente, il Professor Paolo Savona e la Direttrice Generale per la relazione. Alcune considerazioni di carattere generale. Si è parlato di semplificazione, incentivi e tutela del risparmio da una parte. Quindi la prima osservazione è come rapportare queste tre esigenze della semplificazione, degli incentivi da parte delle imprese
a rivolgersi ai mercati finanziari e come invogliare a questo punto il risparmio verso il mercato finanziario, come conciliare questi tre grandi obiettivi con il tema della speculazione finanziaria. Cioè, molto spesso capita che il tema della speculazione finanziaria può incidere sulle decisioni poi di non rivolgersi ai mercati finanziari, sia da parte delle imprese, sia da parte del pubblico risparmio, chiamiamolo così. E quindi la prima domanda è come andare a fronteggiare il pericolo della speculazione finanziaria, che abbiamo anche visto come è inciso anche negativamente nel periodo di emergenza, nei periodi di emergenza energetica e quant'altro. Poi, come il tema della trasparenza, che è un altro tema poi importante che aggiungerei al tema della speculazione, degli incentivi e della tutela del risparmio. Cioè, molto spesso alcune decisioni all'interno delle imprese diventano poco trasparenti per favorire poi le attenzioni dei risparmiatori o delle istituzioni, degli istituti finanziari preposti agli investimenti borsistici. E quindi se il tema della trasparenza può essere un tema da associare a questi tre principi che avete richiamato nella vostra relazione. E poi sul tema della trasparenza delle decisioni, oggi molto spesso le decisioni, soprattutto delle imprese quotate, vengono demandate prettamente al top manager, e il tema dei salari, che è un tema diciamo che ha fatto molto discutere un po' non solo in Italia ma un po' in tutti i paesi europei, ma soprattutto in America, cioè il rapporto tra il salario del top manager e quindi la procedura di trasparenza che poi governa la decisione ultima delle assemblee e di tutti gli organi interni alle imprese nel decidere il compenso da riconoscere al top manager, che molto spesso non vede la partecipazione della componente umana, cioè dei lavoratori all'interno di queste decisioni. All'interno della Consob so che si è discusso di questo tema, e quindi volevo chiedere al Presidente Savona se al di là delle raccomandazioni c'era poi una richiesta che la Consob farebbe al governo sulla disciplina, sulla revisione della disciplina dei compensi ai CEO, quindi ai top manager, dove molto spesso sta diventando un problema anche di carattere aziendale, oltre che morale e sociale, perché vediamo che questi salari vengono autodeterminati molto spesso all'interno dei decisori e viene poi sempre di più esclusa sia i soci di minoranza, molto spesso anche i soci di riferimento. E quindi come andare a conciliare la trasparenza con le decisioni aziendali, ma in particolar modo poi con le decisioni che caratterizzano la determinazione dei compensi dei top manager. E quindi come a questo punto favorire in questo processo decisionale anche l'intervento dei rappresentanti e il personale interno. E poi volevo chiedere un'ultima cosa. A Consob, con riferimento agli incentivi sul favorire anche la convenienza da parte delle imprese, soprattutto le PMI, che poi rappresentano l'ossatura portante della nostra attività produttiva, se l'incentivo fiscale può essere uno strumento per incentivare l'ingresso in borsa delle PMI, e se la finanza sostenibile può essere in prospettiva un incentivo per favorire la transizione ecologica, la transizione energetica, e quindi come questi due aspetti possono favorire lo sviluppo anche delle start-up innovative all'interno di tutto questo processo che vedrà anche l'Italia attore principale nei prossimi anni. Mi fermo qui. Grazie senatore Turco. Dopo questo fuoco di fila di domande del senatore Turco, ha fatto bene. Solo una curiosità che esula un po' dal
dall'argomento che abbiamo trattato, però mi ha incuriosito la sua osservazione sul rapporto con la Banca Italia. Volevo capire meglio qual è la sua idea di una ulteriore integrazione fra le due autorità. Grazie. La trasparenza, cioè noi siamo l'autorità della trasparenza, se vogliamo fare una, dare una definizione. In più abbiamo compiti regolamentari di secondo livello, alcuni dei casi li ha citati la dottoressa Scopellitti, e in più provvedimenti sanzionatori, queste sono le tre. Questi sono basati, questa costruzione che nasce nel 74, quando io in Banca d'Italia dirigevo l'ufficio studi mercato finanziario, la Consob nacque allora, io fui uno dei medici al capezzale di questo desiderio che tuttora sopravvive nel DDL di portare più risparmi agli investimenti, questo è il punto fondamentale. Ed è una costola del MEF, perché la Banca d'Italia ha tutta un'altra storia, che si è poi sviluppata dal 92 al 2000 quando è entrato l'euro, però praticamente il presupposto era che se tu garantivi trasparenza, regolamento secondario e sanzioni, tu rendevi il mercato meno esposto alla speculazione. E quindi passo all'altro punto del passaggio. La realtà è che questa diffusione di strumenti finanziari che hanno generato, e la mia professione, lei mi sta quasi stimolando a ritirar fuori, io mi sono sempre interessato delle innovazioni che sono quelle che fanno saltare il mercato, e ho iniziato con gli eurodollari che hanno fatto saltare l'accordo di Bretton Woods. Con tutte le cose, i nostri problemi iniziano allora, dall'accordo di Bretton Woods, perché siamo passati al cambio flessibile. A questo punto, gioco forza, siamo trovati attratti nell'area del cambio fisso dell'eurosistema. Poi abbiamo avuto la speculazione in derivati, che ci ha portato alla crisi del 2008, altro argomento che io ho studiato, anche direi da ricercatore autonomo nelle università. E dal 2008 noi abbiamo avuto effettivamente una crisi gravissima che io non ho, ancora non esiste uno studio, ma probabilmente un 10-15% della produzione italiana è stata tagliata nettamente da quella crisi finanziaria. Questo è il punto fondamentale. Sarebbe molto interessante una ricerca di questo tipo. Cose del genere. E in più tutte le conseguenze finanziarie. La sovraregolamentazione che ne è venuta fuori una dietro l'altro. In queste maglie il mercato è abilissimo di trovare gli spazi speculativi. E questo è un inseguimento che io personalmente, ma noi qualche passo avanti l'abbiamo fatto, perché l'unico algoritmo di intelligenza artificiale che a un certo punto siamo riusciti a mettere a punto e a testare con la collaborazione dell'Università di Roma, perché è questo che nelle università noi abbiamo dato circa 8 incarichi, perché produrre dall'interno di funzionari e di persone tutti i giorni impegnati a interpretare le leggi e a seguire il quotidiano, non sono ancora riuscito, con grande mia insoddisfazione, di far venire dall'interno delle risorse tali, oppure assumerle all'esterno non nei modi che noi abbiamo fatto. Faccio semplice. L'unico algoritmo che ci ha dato soddisfazioni è l'individuazione di speculazioni di borsa. Con Pisa quello? Pisa, perfetto. Sì. Noi abbiamo Pisa e cosa? E Roma cosa abbiamo fatto? E chi ha la lettura dei... La lettura dei prospetti. Dei prospetti, sì. Diciamo. Sì. Con Pisa, che è la più avanti e che a un certo punto attualmente anche ha avuto un riconoscimento internazionale da questo punto di vista. A questo punto noi siamo in grado, applicando questi algoritmi, di elaborare tutti i giorni le informazioni sulle quotazioni che noi abbiamo, con indici di concentrazione. A questo punto avremo bisogno di quel centro elettronico
che elabora ulteriormente, collegandosi con gli altri centri elettronici, perché da quel momento in cui noi riusciamo a individuare la speculazione, che è il problema che lei mi ha posto, tutto procede manualmente. Allora invochiamo, se individuiamo la persona, un 114, un 115, dimmi questo, dimmi là. Certe volte queste indagini durano 3 o 4 anni, a questo punto la gente già scompare. Noi abbiamo chiuso, sempre con metodi manuali, abbiamo chiuso ormai 950 siti pirati. Allora, li chiudiamo, abbiamo scoperto che l'indomani lo stesso sito cambia nome e rinizia da capo. La gran parte è domiciliato presso Cipro e presso Malta, con cui abbiamo un braccio di ferro costantemente, ma anche loro non sono in grado, attraverso strumenti tecnologici, di seguire queste cose. Quindi il discorso dell'inseguimento della speculazione è veramente un qualcosa che può essere perseguito solo con un potentissimo centro elettronico, dove tutte le informazioni, quelle bancarie, quelle monetarie, quelle delle varie istituzioni, e che collaborano, alcune società che si stanno preoccupando, stanno incominciando a raccogliere le informazioni dagli altri, perché intendono anch'esse proteggersi. Se parte una speculazione di borsa, che, attenzione, la speculazione è quando uno aggira la legge, ma la speculazione può essere anche un attacco normale, perché dice io vedo diversamente di te e ti attacco, quindi attenzione anche all'uso del termine, quindi voglio precisare questo. Insomma, noi infatti individuiamo dove è probabile che parta una speculazione, dice ma me ne accorgo anche a vista, certo, ma poi ritroviamo anche l'universo di tutti quelli che sono coinvolti in questa speculazione. A quel punto avremo bisogno veramente di algoritmi di intelligenza artificiale. Ci stiamo lavorando, non si sa quando si possa arrivare. Quindi il discorso della speculazione è un discorso tipico della protezione del piccolo risparmio. Non voglio mettermi a fare demagogia. I grandi si sanno difendere da loro, in effetti le autorità, la democrazia difende il debole, in teoria, ma poi dopo qualche volta non sempre succede, però alla fine della storia sono le dinamiche, diciamo, dei voti che ti portano a pendere da una parte o dall'altra. Vabbè, non entriamo in questo campo, però il discorso della tutela del risparmio tocca quello che io ho sfiorato e che il Presidente, quindi sto rispondendo a questo punto al Presidente, ma non omettendo le altre risposte. Io ritengo che, data la dimensione del Paese, dati i problemi che abbiamo, data le disponibilità che ci sono, in cui la Banca d'Italia ha risorse personali e finanziarie decisamente più elevate delle nostre, 10 volte di personale è un X volte in più rispetto al nostro bilancio di 200 milioni. Se direi la Banca d'Italia restituisce allo Stato quest'anno molto meno, perché ha avuto le perdite in conto capitale per via dei tassi che essa stessa ha aumentato. Vabbè, ma questo è un altro argomento. Però passa allo Stato miliardi ogni anno. È inutile dire che i miei appetiti come Presidente della Consob su questi miliardi che tornano indietro allo Stato sono molto forti, e dico allora cerchiamo almeno di fare un servizio pubblico, un public good centro elettronico unico, io con i miei amici Banca d'Italia ne sto parlando, ma anche da quel punto di vista vi sono seri problemi che abbiamo anche incontrato quando ci è arrivata l'ordine di passare le informazioni alla nuvola statale, che ancora non è completata, però direi l'operazione di trasferimento delle informazioni è già iniziato, e però siamo arrivati al discorso delle informazioni sensitive. A questo punto nasce il problema della cyber security. Queste cose ormai possono essere fatte solo se procediamo tutti insieme. Questo è il mio punto di vista. E quindi un riesame dei modi in cui noi lavoriamo è molto importante. Badate che io mi consulto sia con i miei amici della Banca d'Italia, da cui provengo, quando io stavo per andare via, Visco stava arrivando, quindi ci conosciamo da una vita e so bene quello che ha fatto e che è il suo livello culturale, però a un certo punto con gli altri miei colleghi delle authority, questi problemi, personale, centro elettronico, risorse finanziarie, sono notevoli. E quindi uno dei punti che
sul quale ho attirato privatamente l'attenzione, quasi tutte le norme di questo DDL che esamina concludono dicendo che purché non ci siano oneri a carico dello Stato, per cercare ovviamente di tutelare il problema di fondo del disavanzo pubblico che deve essere contenuto. Ma in organizzazione come le Authority significa che noi abbiamo un onere in più se dobbiamo assolverlo e dobbiamo quindi trasferire sui vigilati l'onere relativo, perché lo dice la legge. Quest'anno noi che abbiamo non richiesto indietro l'intera inflazione, ma una parte, abbiamo avuto reazioni abbastanza violente, dove hanno cercato di convincere, di coinvolgere anche il governo, e questa volta il governo si è comportato, ha detto esiste una legge, la Consob l'ha rispettato come gli altri. Però attenzione anche a questo punto di vista, se ci date più, supponiamo il caso della pubblicità, del sanzionare l'attività pubblicitaria. Se noi dobbiamo creare un centro elettronico dobbiamo scaricare l'onere e questa è una tassa. Allora quello che voi non volete è mettere nuove tasse, però di fatto la natura del nostro intervento ha le stesse caratteristiche. Per cui ecco perché siamo tutto sommato di fronte ai fenomeni del mondo in una situazione di difficoltà per tutti. Per tutti veramente, e quindi a un certo punto bisogna cercare come gruppi dirigenti, e voi siete leader tra i gruppi dirigenti perché siete l'organo legislativo, dobbiamo cercare di trovare un punto di equilibrio fra tutte le istanze. Incentivi fiscali. Io vengo dalla Sardegna, ho partecipato a tutto il dibattito sul Mezzogiorno e gli interventi meridionali. Certe volte hanno fatto del bene, ma non hanno determinato l'inversione delle tendenze. Se quindi noi questo argomento lo applichiamo al tentativo di spostare il risparmio verso l'attività produttiva, passando attraverso le borse, agendo sul fiscale, quello che, e io ho sfiorato il tema, dobbiamo farlo, perché altrimenti uno degli elementi per cui c'è il delisting e vanno a quotarsi altrove è anche il trattamento fiscale. Ma qua arrivo al primo punto, la competenza normativa è un disastro. Insomma. Il mio collega Mario Monti, che è stato per lungo tempo in Europa, praticamente ha introdotto il principio della competizione fiscale, idea intelligente, perché diceva se c'è competizione fiscale tutti tenderanno ad abbassarlo, non ha funzionato. Allora, diciamo la verità, è uno strumento potentissimo. L'agevolazione fiscale va data in via sperimentale, vediamo se funziona. Se funziona, ok, avevamo ragione, se non funziona si tornerà indietro e si vedrà a questo punto. Io personalmente, per quanto mi riguarda, ogni volta che ci troviamo di fronte a un fenomeno di delisting o di listing, di gente che vuole, io la domanda la faccio sempre, c'è un problema tributario sottostante? Cerco di capire anch'io l'entità, come mi sembra sia lo spirito della sua domanda che mi ha rivolta. E quindi so bene che in questa fase, siccome abbiamo la competizione normativa tributaria potentissima di alcuni paesi, perché la differenza, l'Irlanda sta solo cambiando un tantinello adesso, ma l'Irlanda con la sua flat tax del 15% ha fatto man bassa di parecchie industrie nel momento della crisi, quando le imprese italiane tentavano di trovare spazi diversi che non fossero quelli che avevano trovato e che la crisi finanziaria mondiale li aveva praticamente tagliati in quei vantaggi che avevano raggiunto. Quindi non ho una risposta precisa, io ovviamente non posso se non essere favorevole all'idea di David Ricardo, che è il primo che ha detto non tassate la ricchezza, tassate il reddito, non tassate il reddito con l'aliquota unica, ma date una progressività delle imposte. Io, ahimè, anche per l'età sono rimasto piuttosto indietro nella letteratura esistente, quindi preferirei un sistema come quello attuale. E ogni volta che si concede un incentivo, che è quello che io dico anche nel mio discorso, facciamo la verifica se ha funzionato. Se non funziona dobbiamo tornare indietro, che è uno dei principi che aveva enunciato durante lo scontro Roosevelt, quando introdusse il New Deal. Ebbe uno scontro tremendo nei confronti del sistema, che in quel momento speculava, era in crisi, c'era tutte queste cose. E disse, i sistemi che non funzionano si cambiano. I sistemi che non funzionano si cambiano, che è un altro dei principi che ispirano la mia vita. Cambiare è una lotta. Ha fatto
Credo aver risposto, Presidente. Direi proprio di sì. Grazie mille. E avremo modo di studiare nel dettaglio la documentazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Prego, prego, accenda il microfono, se no non... La Consob ha fatto un regolamento che non dice che è l'unico che obbliga, ma che dice... Questo... Quando noi solleviamo questo problema, immediatamente... Sì, ha ragione, avevo messo questa... Nel senso che noi diciamo non è di nostra competenza, in effetti non è area di nostra competenza. Qua, visto che ho fatto citazioni storiche, Luigi Einaudi sosteneva che il rapporto di ricchezza doveva essere tra 1 e 5. C'è un pezzo di Einaudi molto preciso in materia. E lui lo ricava da Platone, che sosteneva la stessa cosa. Ora, credo che noi siamo distanti... miglia. Personalmente, siccome, come voi sapete, le alte cariche dello Stato guadagnano tutte, me compreso, come il Presidente della Repubblica, io in 3 anni ho avuto 3 direttori, i quali, pieni di lavoro e senza incentivi se ne vanno. E quindi è un discorso da affrontare, ma non possiamo affrontare assolutamente noi. E questo rientra in fondo nel meccanismo che è stato studiato per il voto multiplo. È stato detto che occorre o infilarlo nello statuto o una delibera che ha il quorum, e devo dire le cautele che sono state prese sono cose del genere. Il discorso della remunerazione dei manager è grosso modo sottoposto alle regole ferree. Insomma. Si possono introdurre dei calmieramenti. Tipo questo, io ti pago i premi dopo che tu hai portato i risultati. Approfondiamo, altrimenti non riusciamo a chiudere le altre due audizioni. Non venivano remunerati, o meglio, rinunciavo alle remunerazioni, gli amministratori dicevano no, perché la cosa dice che bisogna dare la remunerazione, che loro veniva deliberato, loro rinunciavano, in un altro risulta? Ti risulta il successo? Non lo so, comunque sta nei verbali delle assemblee. Altrimenti non riusciamo a chiudere le altre due edizioni. Le faremo sapere se... Io non mi ricordo un caso del genere, può darsi. Può darsi. Io. Grazie Presidente. Grazie. Presidente, comunque c'è una guida sicura da Consob. E poi... Sappiamo. È realizzata da un figlio particolare.
Bene, buongiorno. Ecco, riprendiamo le audizioni. Abbiamo presente il MEF, autorevolmente rappresentato dal dottor Campiello. A Campiello qui diamo immediatamente la parola. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare questa Commissione per l'opportunità fornita con questo ciclo di audizioni che consente di proseguire e portare a compimento nella sede istituzionale più appropriata un percorso, un confronto che abbiamo avviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un anno e mezzo fa con il Libro Verde del Ministero sulla competitività dei mercati finanziari a supporto della crescita, il cosiddetto Libro Verde del MEF. Un documento che ha avviato una consultazione pubblica su ipotesi appunto normative che vediamo adesso tradotte in questo provvedimento all'esame della Commissione, ipotesi normative in estrema sintesi dirette ad attivare una strategia di potenziamento dell'ordinamento dei mercati di capitali a servizio dell'economia reale, preservando l'adeguato bilanciamento tra i molteplici interessi che sono coinvolti appunto nella regolamentazione dei mercati dei capitali. Ho rassegnato una relazione e non la leggo, vi presento una sintesi di questa relazione che si articola sostanzialmente in tre momenti. Vorrei partire da un'illustrazione del contesto di riferimento nazionale e internazionale sulla base del quale sono emerse le riflessioni e gli obiettivi sottesi appunto al Libro Verde prima e al provvedimento in esame poi. E una descrizione dell'impostazione che abbiamo seguito nel redigere questi lavori e del metodo di lavoro adottato dal Dipartimento del Tesoro e conclude con una breve disamina delle aree della normativa che già conoscete perché sono stato preceduto da altre audizioni, quindi sarò sintetico anche in questa descrizione e con alcuni spunti su ulteriori tematiche che potrebbero essere opportuno condurre nel solco di questo primo intervento, perché come dirò tra poco non ambisce a essere un intervento esaustivo, vuole essere un momento di attivazione di una strategia di politica economica e del diritto più ampia, che si potrebbero appunto obiettivi che si potrebbero perseguire in un'ottica di medio lungo termine. Come dicevo, il disegno di legge introduce misure finalizzate a migliorare strutturalmente la competitività del mercato dei capitali. E questo è fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa economica e per finanziare le sfide della transizione digitale e ambientale. Il PNRR è sicuramente un acceleratore per poter mettere a terra queste due transizioni, ma da solo non basta, sia per arco temporale, sia per risorse, sia a livello nazionale, sia a livello europeo. Siamo consapevoli che le risorse pubbliche non sono sufficienti se non accompagnate anche dal finanziamento dei mercati dei capitali e dei mercati bancari. E introduco il tema anche dei mercati bancari perché la grande crisi finanziaria ha messo in luce le debolezze di quei sistemi economico-finanziari che erano eccessivamente bancocentrici. Non a caso in Italia il fenomeno dei non performing loans ha avuto dimensioni particolarmente significative proprio per un eccessivo sbilanciamento delle passività delle imprese nel finanziamento bancario. Un mercato dei capitali adeguatamente sviluppato è un complemento del mercato dei bancari e si rinforzano reciprocamente. Inoltre non dobbiamo dimenticare che viviamo in un contesto, come anche prima il Presidente della Consob ricordava, di competizione tra ordinamenti e tra mercati finanziari, questo in particolar modo dopo la Brexit. E quindi un mercato porre l'accento sulla competitività dei mercati dei capitali è particolarmente importante. Data questa premessa occorre constatare, abbiamo constatato, e questa è una delle linee di partenza del Libro Verde, che il sistema italiano dei mercati dei capitali sconta un notevole scarto di arretratezza e di sottodimensionamento rispetto ai concorrenti sia nell'ambito dell'Unione Europea sia nel contesto internazionale. Quindi consentitemi di darvi alcuni numeri significativi e poi per passare poi quindi all'esame del provvedimento di legge che rappresenta una prima, necessariamente parziale, risposta per invertire la tendenza. Allora, il primo indicatore significativo, e trovate appunto le slide, anche i grafici nella relazione, e se andiamo a vedere il rapporto percentuale tra capitalizzazione del mercato e prodotto interno lordo di un paese, che in Italia appare al 33%, se vediamo, confrontiamo con altri paesi,
Questo indicatore mostra un gap, una differenza di 1 a 4 se lo confrontiamo con Francia e Olanda e 1 a 3 se lo confrontiamo con il Regno Unito, e comunque è arretrato anche rispetto a Germania e Spagna, che tipicamente sono paesi che sono partiti con lo sviluppo dei mercati di capitale più in ritardo, comunque è arretrato anche rispetto a Germania e Spagna, dove mostra livelli del 50%. Ora, questo è il primo indicatore. Il secondo indicatore, se andiamo a vedere il progressivo ridimensionamento dei mercati nazionali, del mercato nazionale italiano. E come lo possiamo fare? Possiamo farlo confrontando quante imprese entrano, si quotano, rispetto alle imprese che invece abbandonano i mercati dei capitali. Anche qua, purtroppo, le evidenze non sono di segno positivo. Negli ultimi 5 anni sono stati decrescenti le nuove quotazioni rispetto a Parigi, sono state decrescenti in valore assoluto e inferiori rispetto a Parigi, Francoforte e Londra. Se andiamo a vedere più nel lungo periodo, dal 2006 al 2021, è vero che il numero delle totali di quotazioni italiane è stato più ampio, rappresenta il 50% nel 2006-2021 di tutte le quotazioni anche rispetto a questi paesi, Italia, Francia e Germania. Però se guardiamo i volumi, i valori di capitalizzazione, le quotazioni italiane rappresentano soltanto il 25% delle nuove quotazioni. Una nota positiva, una nota positiva in questo contesto non proprio roseo viene dal mercato di crescita Euronext Growth Market, il mercato del sistema multilaterale di negoziazione, che ha invece negli ultimi anni mostrato una notevole dinamicità e una funzione trainante nell'accesso dei mercati di capitali, nell'accesso delle imprese ai mercati dei capitali. Questo per quanto riguarda le nuove quotazioni, che quindi sono decrescenti in valore assoluto e inferiori rispetto a quanto si riscontra negli altri paesi. Anche una nota non di incoraggiamento, di positività, viene dal delisting, dall'altro lato. La relazione Consob del 2022 ci dice come le operazioni di delisting nel 2000 sono state particolarmente elevate, abbiamo avuto 20 operazioni di delisting, e se andiamo a vedere nell'arco di 5 anni, negli ultimi 10 anni, se confrontiamo il saldo delle initial public offerings, cioè dell'ingresso di nuove imprese, e rispetto a quelle che sono uscite, il saldo è negativo per 46 miliardi di capitalizzazione, quindi abbiamo perso 46 miliardi di capitalizzazione. E del pari, se andiamo a vedere il mercato secondario, cioè il mercato, gli aumenti di capitale di imprese che già si trovano in borsa, negli ultimi 5 anni il volume raccolto tramite aumenti di capitali da parte di società quotate in Italia è stato pari a soli 2 miliardi, a fronte di 4 miliardi in Olanda, 11 in Svezia e Francia, 20 in Germania e 37 in Regno Unito. Un altro fattore di preoccupazione è lo scarso flottante delle imprese italiane. Le imprese italiane hanno un basso livello di flottante, una bassa capitalizzazione, probabilmente questo è dovuto anche a un sistema di diritto societario, questo è quanto è stato osservato dall'OCSE, che richiede di mantenere livelli significativi di partecipazione azionarie per poter esercitare i diritti nelle assemblee. E questo è uno dei punti, infatti, sul quale interviene il provvedimento di legge in esame. E il basso flottante ha una ripercussione importante perché i fondi a conduzione passiva sono quei fondi, perché sono la maggior parte dei fondi, che replicano gli indici azionari. E l'Italia pesa per circa solo il 3% nell'indice azionario, nel principale indice azionario europeo. Ne è conseguenza che i fondi che hanno una strategia passiva investono nelle imprese italiane solo per il 3%. Quindi a fronte di questo quadro nasce la consapevolezza di cercare di invertire il trend, e in questo contesto macroeconomico appunto che ho appena richiamato, quello del PNRR, e quindi abbiamo avviato nel 2020 un percorso di analisi sulle riforme da porre in essere. La prima tappa è stata un rapporto dell'OCSE, commissionato all'OCSE grazie al finanziamento ottenuto dalla Commissione Europea, dalla Direzione Riforme Strutturali della Commissione Europea, e è stato un rapporto
che si chiama Capital Market Review Italy 2020 ed è una lettura molto interessante per avere una ricognizione dei gap della struttura ordinamentale italiana. A questo ha seguito il Libro Verde nel 2022 che è stato presentato con un evento pubblico e ha dato luogo a una consultazione pubblica. Credo che sia forse interessante sottolineare due aspetti di questo Libro Verde. Il primo è che il Libro Verde definisce un intervento che agisce sull'ordinamento giuridico nel senso ampio del termine, quindi non soltanto le regole scritte, ma il modo in cui le regole sono poi attuate, le prassi amministrative, e le regole, e per regole non intendiamo soltanto le norme primarie, ma anche le norme secondarie, l'autoregolamentazione, le soft law, con un approccio quindi direi a mosaico che appunto incide sulle norme primarie ma su tutti i fattori che determinano la qualità e la competitività di un ordinamento. Anche la dottoressa Scopelliti ha prima ricordato che oltre a questo provvedimento si incardina in un processo di riforme più ampie, come anche la revisione dei regolamenti della Consob, la soft law della Consob, la revisione del regolamento di borsa italiana, la revisione del decreto ministeriale che stabilisce le soglie per l'accesso ai fondi di investimento alternativi chiusi, tutti interventi già posti in essere, quindi questo intervento va inquadrato in questo ambito più ampio. Il secondo punto è che è un intervento volto a rimuovere il cosiddetto gold plating, cioè quei vincoli normativi e quegli adempimenti che sono stati introdotti in Italia in aggiunta ai vincoli e ai presidi introdotti dalla normativa europea in conseguenza di un processo di stratificazione degli interventi, là dove questi interventi si rivelano ridondanti per la tutela degli investitori. Quindi non si rimuove il gold plating in ogni caso, ma soltanto là dove si ritiene, alla luce di un'analisi condotta con le altre autorità di vigilanza, con le associazioni di categoria, con gli operatori del mercato, questo gold plating si riveli ingiustificato rispetto all'obiettivo ultimo che è quello della tutela dell'investitore. E ho menzionato le altre autorità di vigilanza, le associazioni di categoria, perché il terzo punto che volevo mi preme sottolineare è quello della coralità con la quale è stata condotta questo esame. Siamo partiti appunto nel 2020, abbiamo presentato il rapporto OCSE, nel 2021-2022 il documento MEF Libro Verde, e quindi adesso la discussione in questa sede istituzionale, che è quella più appropriata per auspicabilmente portare a termine questo intervento normativo. Le aree dell'intervento normativo sono quattro. La prima è favorire l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali e la loro permanenza ai mercati dei capitali, perché il fenomeno di delisting appunto ci dice che non soltanto dobbiamo incentivare l'accesso, ma dobbiamo anche porre le condizioni di un ecosistema che li consenta di permanere, che i costi non siano eccessivi. E vi sono tutta una serie di norme che ha già ricordato la Consob e altri, immagino, relatori, trovate nelle relazioni in questa prima area. La seconda area è quella di portare gli investitori istituzionali, professionali e anche gli investitori al dettaglio, laddove sono adeguatamente consapevoli, sul mercato dei capitali, quindi dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. E abbiamo una serie di norme che sono volte appunto a rimuovere vincoli che sono ritenuti ridondanti. La terza area è quella dell'applicazione dell'efficienza e l'applicazione delle regole, dell'efficienza e dell'efficacia dell'apparato amministrativo preposto all'applicazione delle regole, e sono le norme di cui anche il presidente della Consob Savona ha parlato poco fa. E la quarta area, che non compare nel provvedimento ma era contenuta inizialmente nel provvedimento, era quella della leva tecnologica, della leva digitale. Infatti nel documento Libro Verde MEF c'era tutta una parte dedicata all'applicazione della tecnologia Distributed Ledger Technology per emettere azioni, obbligazioni o quote di fondi di investimento. Questa parte è stata anticipata e confluita in un decreto legge, dato il presupposto di necessità e urgenza derivante dall'entrata in vigore di un regolamento europeo il 21 marzo del 2023 che si chiama appunto DLT Pilot Regime.
In conclusione, come ho detto all'inizio, è un intervento che mira a utilizzare la leva ordinamentale per avviare una riforma sistematica del mercato dei capitali, nella consapevolezza che gli investitori nazionali e internazionali guardano anche al diritto, nel diritto inteso come esperienza giuridica, nel decidere, nel compiere le loro scelte di allocazione del risparmio. È un intervento che è stato condotto a costo zero, quindi con riforme strutturali che non implicano un peso per la finanza pubblica, ed è un primo intervento a cui potrebbero seguire ulteriori interventi, anche un intervento di risestimazione complessiva della normativa regolamentazione dei mercati finanziari, perché è una normativa che è stata oggetto di un'alluvione di produzione legislativa in sede europea negli ultimi 20 anni. Se vediamo il TUF, il testo unico della finanza, il testo unico bancario, quanto si sono accresciuti, il codice privato delle assicurazioni. Già 10 anni fa il professor Ferruzzi, che è scomparso appunto 10 anni fa, parlava dell'esigenza di passare dal TUF al TUB al TUT, il testo unico del tutto, cioè di procedere a una rivisitazione dei testi unici. Concluso quest'ultimo pacchetto di riforme europee che vanno sotto legge del Capital Markets Union, vi potrebbe essere un momento di pausa normativa con lo scioglimento del Parlamento europeo, anche per attivare questa attività di revisione della normativa domestica. Vi ringrazio per l'attenzione e sono felice di rispondere a eventuali vostre domande. Grazie al dottor Cappiello. Sì, parola una domanda, sempre più un parere, una valutazione rispetto al tema più o meno poi del Ministero, comunque noi del legislatore, di regolamentare la lista del CDA, che è una domanda ricorrente, insomma la sua opinione. Poi sul tema del delisting, a parte la bassa capitalizzazione, quindi siamo rispetto alla Francia siamo 13-0, e se crede sia stato soltanto un problema di costi o anche di cultura, dove entrano anche questo tema. Però insomma, sulla lista del CDA vuole una sua opinione, un suo parere. Il senatore Orsomarso. Senatore Turco. Sì, grazie Presidente. Sì, io volevo fare alcune domande legate ad alcune osservazioni. La prima è il ruolo della trasparenza nello sviluppo ulteriore dei nostri mercati finanziari, come andare a rafforzare eventualmente questo aspetto per cercare un attimo anche di aprire i mercati alle nostre imprese. E poi il tema della speculazione, quella non costruttiva ma semplicemente distruttiva dei mercati finanziari, che allontanano un po' sia gli investitori istituzionali sia il risparmio, e come l'intelligenza artificiale può a questo punto essere uno strumento nuovo per gli organi di controllo e di investimento per favorire, diciamo, gli investimenti nell'economia reale. Poi volevo chiedere come valuta questa nostra proposta che noi come forza politica del Movimento 5 Stelle ci accingiamo a presentare al Parlamento e al Governo. Cioè, noi oggi abbiamo utilizzato i fondi di garanzia pubblici per favorire l'indebitamento imprenditoriale. L'abbiamo posti a garanzia quindi del capitale di debito delle imprese. A questo punto il MEF come valuterebbe invece uno spostamento aggiuntivo, cioè fondi di garanzia anche a garanzia degli investimenti nel capitale di rischio da parte dei risparmiatori? Cioè, noi oggi abbiamo una garanzia posta sull'indebitamento bancario, quando le banche decidono di finanziare con capitale di prestito le imprese, però forse, dato che sono soldi pubblici, se noi favorissimo invece anche i risparmiatori a investire nel capitale di rischio, andando a legare qualche fondo di garanzia specifico per favorire anche la crescita delle nostre PMI, forse questo potrebbe essere uno strumento che permetterebbe di recuperare il gap che abbiamo rispetto ai mercati finanziari. E questo è un aspetto.
Dopodiché volevo chiedere, si parla di educazione finanziaria, di inserire nelle scuole l'educazione finanziaria. Io parlo dalla mia anche esperienza diciamo nel mondo universitario. Forse ciò che manca, oltre all'educazione finanziaria, associare l'educazione finanziaria all'educare all'economia, quindi all'educare a fare impresa, perché non basta semplicemente la finanza. Oggi alla finanza bisogna associare anche un rilancio dello sviluppo economico, inteso non tanto solo in termini di mercati finanziari, ma in termini di attività produttive. Quindi un'economia della finanza, ma un'economia dell'impresa, e quindi aiutare anche i giovani a fare impresa, perché poi viene la finanza a supporto dello sviluppo imprenditoriale. E mi fermo qui, poi se abbiamo altro spazio avrei altre osservazioni. Grazie. Ecco, la domanda del senatore era sulla lista presentata dal CDA. Su questo tema non abbiamo ricevuto durante la consultazione pubblica alcuna sollecitazione. È un tema che è emerso successivamente nel dibattito nelle vicende successive. È, come sapete, una prassi riconosciuta nel nostro ordinamento come prassi e in tutti gli ordinamenti, in tanti altri ordinamenti e capitalismo avanzato. Nasce precipuamente, specificamente per le società a capitale diffuso, ma è conosciuta anche nelle società in cui abbiamo comunque degli azionisti rilevanti. Il codice di autodisciplina, il codice di corporate governance già prevede dei presidi di trasparenza e procedimentalizzazione. Io credo che sia assolutamente necessario che questi presidi vengano rispettati, perché presenta dei profili positivi la possibilità di presentare la lista da parte del CDA, ma si presta eventualmente anche a eventuali abusi. Quindi è importante procedimentalizzare e assicurare la massima trasparenza in questi casi, e se questo poi debba essere lasciato alla soft law, al codice di autodisciplina, alla reputazione, o debba essere tradotto in un intervento normativo, lo rimetto agli organi politici e parlamentari. Ecco. E per quanto riguarda gli spunti sull'educazione finanziaria, mi consente di partire da quello, perché già mi dispiaceva non averla menzionata nella mia prima esposizione, perché l'educazione finanziaria è sicuramente un punto fondamentale in questo provvedimento. L'abbiamo inserita tra le materie obbligatorie del curriculum di educazione civica, e sicuramente quindi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il Dipartimento del Tesoro, è incardinato il Comitato Educazione Finanziaria, e con il supporto del Comitato abbiamo appunto presentato questo emendamento. Ed è vero quello che dice lei, che l'educazione finanziaria è un concetto ampio che va declinato con riferimento al destinatario. Una cosa è educazione finanziaria per un giovane che vuole investire i suoi risparmi, e altra cosa è educazione finanziaria per una piccola e media impresa, alla quale allora dobbiamo rispetto alla quale dobbiamo svolgere un'attività di formazione circa le possibilità che si aprono a questa impresa di accedere ai vari canali di finanziamento. Penso al crowdfunding, penso al digitale o alle forme di prestiti garantiti dallo Stato, e così come diverso ancora il concetto di educazione finanziaria per una famiglia rispetto a quello inteso per un individuo. Quindi sicuramente va declinato in relazione ai destinatari, ed è questo, ne siamo consapevoli nell'ambito del Comitato di Educazione Finanziaria, e il programma riflette questo aspetto. Per quanto riguarda la speculazione nell'ambito dei mercati finanziari, sicuramente vi sono casi di abusi, di speculazione. Il termine speculazione è un termine ambiguo, ambivalente, perché è un termine, insomma, viene dal latino, vuol dire guardare lontano, e Einaudi lo sottolineava. Quindi c'è speculazione positiva, coloro che riescono a vedere prima degli altri e danno un segnale, e c'è speculazione negativa, e quella fatta con artifici e raggiri, con manipolazione dell'informazione. In un mondo in cui la tecnologia, i social sono sempre più diffusi, questo è un tema assolutamente
importantissimo, come diceva lei, l'intelligenza artificiale, il digitale può essere utilizzata da questi soggetti che vogliono speculare in senso negativo, ma può essere utilizzata anche dal regolatore e dall'autorità di vigilanza, quindi le locuzioni subtech e regtech, cioè supervision attraverso la tecnologia e regolamentazione attraverso la tecnologia, e la Consob e la Banca d'Italia ne sono perfettamente consapevoli e stanno cercando di utilizzare queste leve. La trasparenza è fondamentale, è il miglior antidoto contro quel tipo di speculatori, come i raggi del sole rispetto ai batteri, e pensiamo appunto, e questo è anche uno dei temi appunto che abbiamo tenuto presente in questo intervento, che è quello di assicurare la trasparenza, ma evitare ridondanze o adempimenti che non danno trasparenza, ma anzi possono andare a detrimento dell'efficienza dei mercati dei capitali. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, ecco, questo è un intervento che appunto non vuole entrare in questa materia, vuole realizzare degli interventi a costo zero, incentivi fiscali azionari all'investimento, ne abbiamo posti in essere attraverso i PIR, attraverso le deduzioni fiscali per le consulenze che sono prodromiche alla quotazione, c'è il patrimonio rilancio gestito da CDP e c'è una norma in questo intervento che vuole facilitare l'utilizzazione del patrimonio rilancio proprio per finanziare le imprese dal lato del capitale di rischio e non dal lato del capitale di debito, però appunto tendenzialmente la filosofia di questo intervento è di quello di fare leva sull'ordinamento senza oneri per la finanza pubblica. Grazie, grazie. Dobbiamo chiudere qui il contributo del dottor Stefano Cappiello. Per larghe fasce della popolazione forse c'è ancora bisogno di alfabetizzazione finanziaria, che viene forse un po' prima anche di alcuni concetti, perché veramente la scienza economica, i temi legati all'economia non è che siano patrimonio comune neanche dal punto di vista terminologico, figuriamoci, quindi si va su uno scalino superiore dove parliamo già di questioni un po' più complesse che secondo me non sono neanche destinate alla generalità delle persone, perché gli investimenti finanziari, il fai da te, diciamo, è una pratica che in molti casi è altamente sconsigliata in presenza di operatori professionali per i quali si mette in campo anche un corpo di norme di questo tipo. Quindi grazie. Grazie a voi. Sì, grazie, perché abbiamo purtroppo solo 8 minuti e dopo dobbiamo andare in aula. Buongiorno, allora diamo il benvenuto a Ania, al dottor Dario Focarelli, benvenuto. Purtroppo abbiamo tempi molto stretti. Sì, sì, e io sarò rapidissimo. E alla dottoressa anche Antonella Zaroni, direttrice delle relazioni istituzionali, benvenuta. E anche alla collaboratrice, direi che possiamo appunto partire immediatamente. Avendo a disposizione 6-7 minuti, hanno depositato anche la memoria, mi pare. Sì, quindi grazie. Sì, grazie a voi. Il tema è noto. Okay. Grazie a voi. Cercherò di essere veramente telegrafico. Allora, il tema è assolutamente importante. L'Italia ha un grande bisogno di un mercato di capitali più efficiente di quello che abbiamo adesso. Non è un problema solo italiano, devo spegnere? Non è un problema solo italiano, quello che in finanza vengono chiamati i mercati di capitali privati, cioè quelli che non vanno sui mercati regolamentati, stanno crescendo, mentre un po' in tutto il mondo sta diminuendo la dimensione delle borse e dei mercati regolamentati. Quindi
questo è un tema generale a cui credo che ci sia, è giusto, diciamo, l'attenzione che hanno svolto le autorità, il governo e il Parlamento per andare verso, diciamo, una soluzione più efficiente. Noi nella grandissima ci ritroviamo, diciamo, nella filosofia e nei singoli interventi del provvedimento. Non li scorro, ovviamente. Ci tengo apposta a dire quanto soprattutto per quanto ci riguarda, importante almeno un punto, che è quello dell'educazione finanziaria. Il fatto che questo disegno di legge incorpori e vada verso una introduzione all'educazione finanziaria nella scuola, nei programmi di educazione civica, diciamo, è per noi un punto fondamentale. Come anni abbiamo investito moltissimo nell'educazione finanziaria e credo è assicurativa, noi aggiungiamo sempre, nella programmazione a lungo termine, diciamo, ovviamente, nella programmazione a lungo termine degli impegni delle famiglie. Quindi se devo fare, diciamo, una sottolineatura in positivo, ovviamente è questa qui, e ci tengo molto a farlo. Così come noi, che siamo il più grande investitore istituzionale italiano, perché noi abbiamo investimenti per circa 1.000 miliardi, quindi siamo il più grande investitore istituzionale in Italia, vediamo molto positivamente l'aumento della possibilità di esercitare un engagement attivo nelle assemblee delle società. Quindi da questo punto di vista anche le previsioni che sono in questo provvedimento vanno esattamente nella direzione giusta. Aggiungo solo un punto, che non è un punto su un testo che c'è, ma è un punto che secondo noi potrebbe ancora più rafforzare, fermo restando che poi lascio la memoria, che potrebbe ancora più rafforzare e avvicinarci all'obiettivo. Noi abbiamo in Italia una previsione già codificata in cui le vecchie casse di previdenza e i fondi pensioni c'è anche un vantaggio di natura fiscale verso i cosiddetti investimenti qualificati nell'economia italiana. Questi investimenti qualificati comprendono, ma non sono solo relativi, i PIR. Naturalmente si tratta di un vantaggio. I PIR. Sì. Ora, naturalmente il vantaggio fiscale va nel caso di questi investitori istituzionali di cui abbiamo parlato, dei fondi pensioni, va ovviamente ai contraenti, ai sottoscrittori. Noi da tempo chiediamo di essere equiparati a questi tipi di investitori, diciamo, facciamo un calcolo molto semplice anche per darvi una misura. Tenete conto che questi investitori istituzionali, quando fanno investimenti qualificati fino al 10% del loro totale degli attivi, hanno un beneficio fiscale in termini di non pagare tassazione sugli interessi, solo sugli interessi. Noi abbiamo per le nostre gestioni separate, cioè per il prodotto più vicino ai prodotti previdenziali, quello in cui garantiamo al sottoscrittore in ogni caso sia il rimborso, diciamo, di quanto investito, sia in alcuni contratti anche dei rendimenti minimi. Ecco, solo per questi prodotti noi chiederemo di poter in qualche modo avvicinarci alla regolamentazione degli altri investitori istituzionali, magari con una quota più bassa. Facciamo un esempio: le gestioni separate hanno 500 miliardi di asset. Se anche l'1% invece del 10% degli altri fosse potenzialmente investito in questi investimenti qualificati, ci sarebbe immediatamente un flusso di 5 miliardi verso l'economia italiana. Ecco, noi siamo convinti che questo possa essere il provvedimento corretto per inserirlo. Peraltro ha un costo limitatissimo, naturalmente poi avremo tutta, se vi servono, la documentazione, in parte già elaborata
qualche tempo fa dalla Ragioneria Generale in un'altra occasione, perché ovviamente stiamo parlando dell'impatto sui rendimenti, stiamo parlando comunque di un effetto che non avviene nel primo anno e quindi sarebbe un effetto molto, molto contenuto. Questa è la proposta che mi sento di fare. Concludo dicendo in generale, lo diceva anche il direttore Sabatini dell'ABI qualche giorno fa, noi siamo convinti che incentivare il risparmiatore italiano a detenere a lungo termine sia un obiettivo positivo, in parte avviene già sulle case, no? Se tu compri una casa, nei passati primi 5 anni non hai più la tassazione, diciamo, sulla speculativa. Ecco, noi crediamo che questo tipo di approccio, che esiste in tante legislazioni, quella americana per primo, ma non è l'unica, avrebbe un senso anche per favorire l'investimento italiano nell'economia italiana. Bene, grazie al direttore generale Dario Focarelli di ANIA per il contributo che ci ha portato. Noi non abbiamo più tempo ovviamente in questa circostanza per domande. L'ultimo punto che ha toccato è molto importante, diciamo che sarebbe il vero senso del concetto di investimento anche in termini finanziari se andassimo effettivamente alla radice, perché il resto, diciamo, quello di breve periodo non può essere tecnicamente forse considerato un investimento. Grazie quindi della presenza e buon lavoro. Grazie a voi. Piace, purtroppo abbiamo aula. Spero di aver fatto tutto bene.